basta. Benvenuti allo spettacolo del divertimento. Ci stanno i balletti, c'è la gente che si diverte, ci stanno le ballerine, ci stanno i telefoni, è bello. Allora cominciamo subito con l'indovinello. L'indovinello dell'altra settimana era la vera capitale d'Italia. Allora, era semplice, era un gioco di parole. La vera capitale d'Italia era la... La era il, perché la vera, il capitale ga d'Italia, lo, il gallo, era un gioco, era semplice, però quando uno non lo sa niente è semplice, un quadro di capitale era il gallo. E chiamiamo subito il nostro Billo. Oh. Ciao Billo, come va? Bene, bene, molto bene. Allora il nostro Billo è... Sì. Inviato speciale. Inviato speciale, sì. Colui che andrà... Nella Roma. Sì, ma cosa, dove va? Vado, oh, esci, dove vado? Billo andrà a cercare i nostri VIP per fare l'intervista. L'intervista non solo, cercherà di fare gag con Teo, perché mi passerà al telefono il personaggio, perché gli faremo una foto e una telefonata e alla fine ci torna. Alla fine ci torna. Torna a casa. Alla fine tornerà qua in studio e dimostrerà che ha visto il personaggio. Ma già ti ho fatto una foto. Sono due giorni che leggi quel foglio, non riesci a spiegare niente. Corri, Billo, salutiamolo, forza! Allora, vediamo subito dove ci porta questa puntata, forza! Eccolo qua. Vediamo. Per informazioni relative agli orari dei treni, dica sì. Vediamo per dove ci porta questa puntata. Dica no. Sì. Il servizio è automatico e fornisce gli orari dei treni che collegano le principali città italiane e alcune città europee. La preghiamo di rispondere dopo il segnale acustico con voce naturale. Ora dica la città di partenza. Mollica. Dica la città di arrivo. Panicucci. Treno Modica Colico, sì o no? Modica, cosa ho detto? Mi scusi. No, non ho capito io. Gli orari del treno Modica Colico? Risponda solito? Solo sì o no. Carica, non ho capito. Colico? Non ho capito. Neanche Dovrete io ho capito. Parlare nel modo più chiaro. Vabbè, comunque Modica l'abbiamo capito, no? E la salutiamo, grazie. Salutiamo. Approfittiamo per salutare gli amici di Modica. Ciao! E cominciamo subito con la prima telefonata. Telefono rosso, l'annuncio è il seguente. Linea erotica dal vivo, no internazionale, uomo-donna non professionisti. Puro piacere, richiesto anonimato, possibilità incontri. D'accordo? Dunque chiameranno quelli... Ah, oh, questa gente qua. E noi tenteremo insieme a qualcuno di rispondere al telefono. Però prima di scegliere, perché attenzione, prima di riattaccare la cornetta, ho bisogno di una persona, devo scegliere. Facciamo una prova, perché mi serve una donna, poi io faccio degli interventi. Facciamo una finta telefonata. Pronto? Pronto. Oh. Ah. Ma che sta a fare? Ma che... Ma tu... Sono io quello che chiamo, eh? E c'ha l'asma. Ah, che... Ecco, sono io quello che chiamo. Okay. Pronto? Pronto? Ciao, come sei? Ciao, sono bionda. Senti, cos'hai? Che cos'ho? Una mano è occupata, l'altra c'ho il telefono, che c'ho? Vabbè, comunque, proviamo di qua. Attenzione. Pronto? Non ci credo. Pronto. Ciao, lo parla con una ragazza. Sono Cesare, ragazzi. Sei malata completamente. Niente, non ti toccare tesoro, è un gioco, stiamo giocando, la gente è matta completamente. Allora, annuncio erotico, io chiamerò prima una poi l'altra, va bene? Scegliamo, attenzione, eccolo qua, il telefono in questo momento è libero e adesso ho bisogno di una cosa, ci provo, vediamo un po', prendo sempre il mio microfono. Tu hai un cellulare, vero? Sì. Ma ragazzi, ma visto chi c'è? Io non neanche... Oh. Oh,
Ti sei fatto la lampada? No. Fatela tesoro, sembri malato, eh? Vedi che bella maglia, chi te l'ha dato? Dove fai questa maglia? Dove? Che cos'è? È un gilet. È un gilet. Hai il cellulare? Sì, lo vuoi? No, così, è una domanda. Ecco, vediamo il cellulare. Non fargli fare una brutta fine, ti prego. No, fidati. Ti scongiuro. No. Ho solo quello. Che bello. È acceso? Sì. Vediamo un po' che numeri hai. Erbavuso, chi è Erbavuso? Cellulare da panicucci. Oh! Guardate che mito! Come stai? Guardate chi c'è. Maestro, il cellulare? Vuoi il mio? Certo. Ciao. Acceso? Sì. Bene, bene. Si sta divertendo? Moltissimo. Perfetto, la vedo, la vedo. Si vede. Però io ho notato che dal vivo... Cos'è? Sta squillando? Svegliati, Shhh, attenzione. Benvenuto nella linea erotica Pelle d'Oca. La linea erotica che vanta più tentativi di imitazione. Ma solo tu parlerai con l'originale. Ora devi dire, dopo il beep, la regione dalla quale chiami. Roma. Attendere, prego. Attendere, prego. Pronto? Passiamo alla ragazza? Pronto? Pronto, sì. Attendo un attimo, la senta, lei ha più di 18 anni? Pronto? Pronto? Vieni qua, vieni qua. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Posso sapere il tuo nome? È un po' troppo, vuoi sapere. Hai ragione, sì. Senti, a te come... Se hai più di 18 anni, avrei fatto altre telefonate erotiche con Simona Tagli? Dissi dopo il segnale acustico. Non ho capito, con? Pronto? Sì. Senti, a te come piace una donna? Mora. Ah, io sono Mora, infatti. Senti... Io ho sentito Simona Tagli, però che c'entra? Io non lo so, non so dirti, è il nostro centralino. Senti, a te piacciono More? È un centralino confuso, eh? Può darsi, sì. Tu sei confuso? Io se avanza la legge, se hai più di 18 anni, con la mano libera premi tasti 1 e 8 del tuo telefono. Ce l'ho tutte e due impegnate. Pronto? Date in faccia. Grazie. Io... Scusate però, io mi sento male. Sacchiamo. Tutte e due impegnate. Che ti devo dire?
Comunque continuiamo dopo nel camerino insieme alla Panicucci. Grazie. Grazie. Allora chiamiamo il nostro Joseph, forza. Eccolo qua Joseph, questo. Eccolo qua, allora avrai portato con te. Attenzione, voglio dire una cosa, Joseph, tieni i cellulari. Allora, tu già sai quello che devi fare con questi cellulari, che ci devi fare? Il trasferimento di chiamata. Il trasferimento di chiamata, perché le persone che chiameranno, i personaggi, ricordiamoli. La Panicucci? Non me li ricordo gli altri, sto fuori. Il nostro Fonsi non ci sta. Allora, caro Joseph, fai il trasferimento, grazie, salutiamolo, forza, veloce. E risponderemo noi da qua. D'accordo? Da questo telefono verde noi risponderemo alle chiamate sospette. Attenzione, passiamo al secondo annuncio, oroscopo. Attenzione, oroscopo automatico personalizzato, efficacia provata al 96%, prova gratuita. D'accordo, chiameranno, l'astrologia è una cosa molto importante e noi risponderemo, spiegheremo un pochino attraverso questo telefono blu. Attenzione, pronto, la libera è pronta e adesso quiz musicali, parliamo di astrologia, di astri, signori, la nostra stella Flavia Vento! Flavia Vento! Ecco il tuo micro, vieni qua, vieni qua. Oh, scusate. Come stai? Bene! No! Cosa ti dice la gente? Ti saluta, ti abbiamo visto, cosa no, ti dicono? Dicono che non sono che dicono che sono straniera. Beh, sei straniera, non hai scusa, tua mamma non è olandese? Sì, mia madre è olandese. In qualche modo sei italo? No, io sono romana. Sei romana, infatti hai tutto di Roma, Guarda, guardate, ecco, così di profilo. Hai il nasino di Cesare, guarda, il muso di Numa Pompilio, la testa di Cassio, quella ci sta. Guarda, no, è vero, hai gli occhi, guarda, guarda. E tu lo sai? Guarda, Romolo, tesoro, sembri veramente, si vede che sei gli occhi azzurri. E tu lo sai perché ti chiami Teo? Oddio, adesso dirà una cosa. Attenzione a quello che dici. Perché sei il meglio gatto del Colosseo. E io come mi chiamo? Come mi chiamo? Se non lo sai te come ti chiami? Come si chiama il Colosseo? Come si chiamava o come si chiama? Come si chiama? Flavio. E io Flavio. Mi chiamo Flavia. Ah, infatti è come te il Colosseo, c'hai i buchi nel cervello, però ce l'hai buchi. Ma io Anfiteatro Flavio e Teo. E invece il gatto romano è Teo. Il gatto da Lazio com'è? Mihailovic! Che bella battuta! Mihailovic! Oddio, non te la vendere che te sbè! Pensa a Maffè che fa buonasera la Lazio! Mihailovic! La vuoi? Te la regalo! Però è bella, eh? Sì, molto! Vabbè, che la signora, eh? Grazie! È gelosa lei? No! Beh, guarda con chi sta, però! Se lei... No, ma non è brutto brutto! Lui faceva le sfilate col passamontagna, vero? Maffè! Cosa dobbiamo fare? Cantare! E allora dai! Signori, ci sarà un quiz dopo la canzone. Canteremo insieme. Flavia, abbiamo fatto 3 ore di prove, mi raccomando. Faremo una cosa, te lo dico seriamente, non ridere, va bene? Sì. Guardi i ballerini, hanno avanzato. Dietro! Attenzione, quando vuoi maestro Trotti. Eccola. Vento. La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza. Facciamo il caso che da noi fare tutta è un'esigenza. È un rock bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. E come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E non svegliatevi, oh no. Nella mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per chi non c'era, e per chi quel giorno lì inseguiva non sa chi m'era. E non fermate. Va bene, e non fermateci. Dai, vieni. Bravissima. Noi scherziamo, però attenzione, che scuola ha fatto di canto Flavia Vento, forza! Chiediamo,
Che scuola ha fatto di canto? Non l'ha fatta. Sei invidiosa, eh? Non l'ha fatta. Tu sai cantare? No. Che hobby hai? Un po' tutto. Un po' tutto. Ho capito. State insieme? Non proprio. Non proprio. Bel pubblico stasera, eh? Che bella gente, stiamo a divertire. Sono invidiosi perché canti benissimo. Vero? Racconti quando tiravo un vaso qua in faccia, è stata mezz'ora così. Allora, niente, non vince nessuno a meno che scuola, attenzione, di canto ha fatto Flavia Vento. Provaci e vinci. Sono proprio dal coro delle voci bianche. Oddio, parla, abbiamo non capito niente. Dal coro delle voci bianche veniva. Il coro delle voci bianche? Sì, non so da quale città, però mi hanno detto che veniva da là. Bello. Spero che... Ma tu esci con questo, con io... Vabbè, ma io sono timido. Corre, ma sei timido, ma devi indovinare, prego. Aspetta, ecco, c'è il maestro. Che scuola ha fatto Flavio Vento? Non lo so. Prova. No, non lo so. Mi hanno detto dal vivo è più carino. Non è vero, non è vero. Prego. Magari alla Scala. Eh? Alla Scala. Sì. Sì, dalla Scala. Traballante. A Chioccio. No, chiesa sicuramente. Per posta. Sì, non dite basta. Tanto hanno già girato canale tutti, basta. Flavia, niente, nessuno vince e noi meno siamo male. Felici perché Flavio Vento resta con noi. Con noi. Oh, che bella cosa. Excuse me, good morning. Siamo venuti dall'Italia a Londra per chiedere la pubblicità. Can you say pubblicità? No, I couldn't, sorry. No. No, sorry. Please, pubblicità, please. No, come Frisco. Ah, you speak English? Yes. Okay. Can you pubblicità? Can you see pubblicità? Sorry? Pubblicità. Can you see pubblicità? Speak English. Can you see pubblicità? I don't know what you're saying. Pubblicità. What is that? Pubblicità. No, I'm too busy, sorry. Vuoi lanciarmi la pubblicità? Excuse me. Television. Oh! Do you see pubblicità? I don't understand you, I'm sorry. Please, you speak do pubblicità. Can you say pubblicità? Roscio, di la pubblicità, ti prego, tutto il giorno. Can you say pubblicità? Goodbye. Can you say pubblicità? Pubblicità. 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 Pubblicità! Never let go, gotta hold on and don't stop till the break of dawn and keep moving, don't stop, I can't. Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not much, but it's okay. We'll keep on moving on anyway. Get on up when you're down, baby. Take a good look around. Bene, adesso abbiamo un collegamento un po' particolare, attenzione, ecco, vedete dal monitor, siamo in una tristissima piazza romana, questa è Piazza Mazzini, ecco, potete guardare, ecco, vedete, c'è una cabina telefonica e vicino c'è un personaggio famosissimo, chiaramente lui non lo sa perché la moglie di questo personaggio è la nostra complice, adesso noi faremo squillare il cellulare che è posizionato sulla cabina telefonica, sul telefono esattamente, e chiaramente lei risponderà per noi e cercherà in qualche modo di coinvolgere il personaggio. L'avete riconosciuto? No. No, e no perché ha il cappellino, è tutto un po' sfigato. Eccolo. Ecco, vedete questo girato? Questo è Raff, il cantante. Battito animale, batte dove... Perché ridete quando va? Sembro deficiente, perché? Attenzione, eh? Abbiamo detto alla nostra complice di raccontare una cosa molto divertente, cioè loro sono andati là perché hanno un appuntamento con un impresario. Chi risponde? Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, senta, ho perso il cellulare? Sì, guardi, è qui. Qui, quello è il mio cellulare, quello lì, eh? Lei sta rispondendo al mio cellulare? Ma questo cellulare sta su una cabina del telefono abbandonato, per cui se è il suo cellulare può venirselo a prendere
e qui è Piazza Mazzini, angolo via Giuseppe Ferrari. Oh. Il telefonino se l'è dimenticato su un ho capito. Su mi una cabina una... pubblica. Ho capito. Lei con chi sta lì? Perché io posso raggiungervi, però con chi sta lei? Io lascio il telefonino al bar. No, 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 sia gentile, mi fa una cortesia? Pronto? Sì, dica. Siccome io ho litigato con quel barista, mi mette veramente in difficoltà, Lo so, ma io c'ho da fare. Sì, io sto arrivando, guarda, io la vedo, cioè sto vicino a lei, alza il braccio, mi vede? Su, c'ha un giubbotto di pelle lei? Sto parcheggiando, sì. La ragazza che ha vicino. Ma non è Gabriella quella che è vicino a lei? Sì. Lei dà il mio, è un'amica mia, ma dagli il cellulare lei un attimo, scusa. Gabriella. Gabriella. Gli dà il cellulare per fuori Gabriella? Gabriella. Gabriella. Pronto? Eccoci, passami Raff, fai finta che sei arrabbiata. Passami Raff. Passami Raff! Pronto? Scusate, mi date questo cellulare per favore? Pronto? Questo cellulare? Sì, ho perso il cellulare, ho chiesto se gentilmente mi ridate questo santo cellulare. E dov'è lei? Io sto qui, però voglio dire, se voi scappate, come sta, perché quel ragazzo ha passato il cellulare alla signora? Quello è il mio cellulare, Io lo voglio perché io lo pretendo. Dammi il cellulare perché Raffettino! Lo pretendo! Raffettino! Lo sapevo. Allora, senti un po'. Mi senti, Raff? Sì. Ma è vero che tu ci segui? Questo è libero. Sì, mi diverto tantissimo. Sì, infatti sento che entusiasmo. Magari tuo fratello, non lo sai. No, però quando sono a casa e ti guardo, mi fai ammazzare a ridere. Perfetto, allora adesso io ti chiedo una cosa. Come ci siamo aiutati attraverso Gabriella, che ha finto questa cosa, adesso tu prendi tua moglie. Sì. Quel ragazzo lascio lì in cabina che è meglio. E vieni qua in studio e ci raggiungi. Puoi? Vabbè. Lo volete voi? E allora, Raff, vieni qua, dai! Lo pretendo! Senti, vediamo se viene, Raff! Che fa, attaccato! Non fare il Marozzi, Raff! Adesso io lo richiamo. Vedi, se si sta guardando intorno, dice, ma dove stanno? Eccolo. Pronto? Eccomi. Eccomi. Sì. Che fai? Vieni? Sì. Oh, stai venendo? Sì, c'ero cascato che stavo ancora a dire dove è Angelo. Io. Ma lo sai chi c'è qui con noi? Chi c'è? Vogliamo farti una sorpresa, però ti annuncio qualcuno, C'è Mario Giurri, Francesca Gaddira, Roberto Marruri. Roberta Zanarra, tutti i personaggi, Bene, bene, sei in buona compagnia. Dai, li aspettiamo. Ok. Gente, grazie. Ho dimenticato il tuo nome. Come ti chiami? Riccardo. Riccardo? Trombetta. Trombetta. No, ma mica è brutto come cognome. Ti chiamano Trombetta e chi se gira? Mica so io. Trombetta. Ma non è brutto, è vero? Vabbè, carino, Trombetta, pensa con la tua casa, vabbè, Trombetta, come senti Trombetta te giri te, Flavia? Allora andiamo avanti, terzo annuncio, i portafogli, perché trovato portafogli, attenzione, sentite questo annuncio, trovato portafogli munito, più assegni, privo documenti identità, circo vietato, non so che, vabbè, questo diciamo, allora riscontro dettagli telefonico, attenzione. Telefono giallo, chi troverà, leggerà questo annuncio, ci chiamerà e chiaramente, siccome l'annuncio è falso, nel senso che non esiste nessun portafoglio, però un'idea ce l'ho. Ma Fei, lei non ha il telefonino ma ha un portafoglio. Ho soltanto la patente, se vuoi... No, io voglio il portafoglio. E non ce l'ho. Non lo apro, sono un signore, non mi permetterei mai. Non ce l'ho sul serio. Lo scherzo è bello quando dura poco. Io ho qua e ho la patente. Ah, non hai il portafoglio? No, non lo uso. Che strano questo Maffei, Questa... Scusi, no, non farei mai vedere un documento, voglio vedere se è vero. La carta, questa è la foto quando era giovane? Sì, esatto. Quando era giovane? Stasiato. Ho capito. Non è brutta, era meglio metterla negativa però, no?
invecchia molto. Hai visto? Faccia poi delle scuse. Solo la foto pesa un chilo. Pensa un po' a Maffè, sei ingrassato. Attenzione, attenzione, voglio un portafoglio. Facciamo così. Tesoro, ce l'hai il portafoglio? E non l'ho portato. Oh, non l'ho portato. Che personaggio dello spettacolo. Mazza. Simona. No, non ho una lira. No, quello lo sappiamo, me ne accorgo da come ti vesti, però. Mazza! Dai! Ma sono sul serio. Ma ragazzi! No, ho anch'io la patente con i soldi dentro. Fammi vedere, non ci credo. La signora ha il portafoglio? No, guarda, no. 5.000 lire della patente, guarda lì. Ma questo è il tuo portafoglio? No, è la patente. Sì, no, dico, tu vai in giro con i soldi così. Certo. Ragazzi, c'è rimasta Trombetta. Dammi il portafoglio. Oh, pensate, Trombetta. Forza. Oh, ho immaginato, fermo là, lei è in arresto, sono Trombetta. Uno le dice, a Trombetta. Che bello, questo è il marchio della Marina, Allora, non lo apro, non mi permetterei mai, però, ecco, posso dire, è un portafoglio nero, posso dire, non so, adesso non ti preoccupare, posso dire quello che c'è, ma non ti preoccupare, non aprirei mai, vedete quanti soldi, ma che è sta roba? Ma foglietti, Marina Militare, dirò, c'è una carta telefonica, un biglietto, vabbè, insomma, ci giochiamo un po', va bene? Secondo me non chiamerà nessuno, però, eccolo qua. Va bene, non è che facciamo come la cabina, no? Boom, Robetta non c'ha una lira, E ora attenzione, guardate in Italia cosa succede. Attenzione, lei signora come si chiama? Rosa. Rosa, vabbè che... Prego. Che venga con me signora, sia gentile. Ah, vedi che bel maglione che ha quella signora qui di fronte, guarda. Che bella signora, venga, venga, venga. Signora, allora... Stia qua perché adesso lei capirà perché. Guardi, io adesso faccio un numerino. Guardate in Italia cosa accade. Uno chiama, dice facciamo una telefonata e all'improvviso. Servizio clienti. Sì. Buonasera. Ricordandole che il servizio è gratuito, la invitiamo a premere asterisco 1 per la lingua italiana. Sì. Welcome to Tim Customer Care. Speak to an English operator, please press star 9. Pronta? Pronta? Se volete fare le feste, questa è un'idea. Attenda in linea. Sì, sì. La chiamata sta per essere trasferita ad un operatore. Una cosa di pochi secondi. Pronto? Pronto? Mi scusi, pronto? 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 Mi sente? Pronto? Pronto? Ho sentito una voce. Pronto? Pronto, io la sento, mi dica. Mi scusi, sentivo un... No, solitamente siccome c'era l'imbarazzo c'era quella musichetta, io stavo in attesa. Sì, era in attesa, abbiamo risposto. Sì, no, solitamente c'è la musichetta, capito? Ah. Senta, ho un problema, io ho comprato un cellulare. Sì. Ecco, dentro c'era lo Spadi, l'ho cambiato e mi hanno dato il GSM quello col furti. Adesso cambiando le due pilloline, io l'ho portato dietro, mi ha detto chiama il 119 e senti che ti dicono. Su cosa? Mi scusi, ho comprato il cellulare. Sì. Ma mi sente bene? Sì, però... Ecco, all'interno del cellulare ho cambiato le batterie dove c'era lo Sparti. Allora, lei sa che quando cambia le pilloline all'interno, lo Sparti diventa automatico, no? Come devo fare? Perché il Fudi non c'è, altrimenti faccio il 7.5. Allora mi hanno detto, chiama il 119 e fatti spiegare. Pronto? Mi perdoni, però io non riesco a capire... Signora, mi dica cos'è che non ha capito, io la perdono, però mi hanno detto chiami il 119, c'è un'assistenza, c'è scritto anche qua sulla garanzia. Ma per quanto riguarda la batteria? Signora, allora, mi scusi perché già ho il problema che ho mamma... Allora, ho la batteria. Sì. All'interno della batteria, lei sa che fa questo lavoro, ci sono i furti, ci sono i billi, sono quelle due codine che attaccano l'inquinamento. Allora, come devo fare dal momento che lo tolgo, resta il 19? Non ci stanno in segnalazioni, mi conviene staccarlo oppure, che ne so, lo devo riconsegnare? Lo toglie, resta il 19, che cosa vuol dire?
Non ho capito, signore, mi scusi. Lei mi sta dicendo lo toglie, resta il 19, cosa vuol dire? Significa che se togliamo i due, chiamiamoli così, furti, se furtis, c'è scritto in inglese, viene equivalizzato perché rimane il rosso. Allora, col rosso non c'è la linea. Allora, mi hanno detto chiama il 119 e fatti dare i numeri di codice, però io ne ho solo tre. Ma non serve nessun codice, signore. Lei, inserendo la batteria, se dà rosso vuol dire che la batteria è scarica. Sì, ho capito. Quindi bisognerà solo ricaricare la batteria. Sì, però perché i furbi si sono quattro? Ce n'avevo quattro, adesso... avevo l'otto. Io ho 8, 2, 5 e 2. Adesso io sinceramente non ho queste informazioni tecniche. Senta, se le passo papà, facciamo al volo. Come? Se le passo mio padre le spiega esattamente, io neanche me ne intendo. Sì, ma noi non abbiamo informazioni tecniche a livello sì, tecnico. Sì, però papà sa con esattezza qual è il problema, c'è una garanzia, posso passarglielo un secondo? Come no, me lo passo. Ecco, papà vieni un attimo qua. Che cosa devo dire? Spiegagli al signore. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, senta, le spiego, ho comprato questo cellulare a mio figlio. Sì. Allora, lei capisce, il cellulare è nuovo, c'è la garanzia. Sì. All'interno della garanzia c'è scritto qualsiasi problema, qualsiasi situazione. Qualsiasi cosa che uno ha fatto una spesa può tranquillamente chiamare il 119, capisci? Ecco, ora lei mi dà la spiegazione, la batteria all'interno, se non ha il furti e quei quattro, non viene cambiato il rosso? Allora, le spiego, signore. Signora, che cosa ride, signora? Scusi un attimo. No, le spiego, per questo problema... Ma no. Che lei ride che io ho speso 512.000 per un telefonino e chiamo un'assistenza? Non mi sembra una cosa che diverte nessuno. Allora, le stavo appena dicendo che sì. Lei per questo tipo di problema tecnico sì. All'apparato dovrebbe regalare. Non è un problema tecnico, signora. Quando digito i due numeri, il numero che vado a fare prima viene automaticamente dal momento che lo digito, capisce signora? Tutto qui. Pronto? Allora, ma il telefono si accende? Sì, si aspetti, guarda, lo prendo. Ecco, si è acceso adesso. Io spingo il numero, guardi, Ecco, ed aspetti, Ecco. Appare il digital Muse Tears, ci è scritto. Cos'è? No, dovrebbe comparire ai... Là? Semplicemente ai... Dovrebbe comparire. No, questo non è... No, aspetta, sì... Ma tesoro, che c'è scritto qua? Non c'è scritto. Infatti sì, ma guardi, non compare una scritta vruz cos'è? Cosa compare? Vruz cos'è vruz? Cioè lei accende il telefonino e compare questa scritta? Ah, lo devo spengere? No, lo deve accendere. Ma se mia moglie è efficiente ma passo te pronto? Sì. Senta, ci penso io, papà c'ha una certa età, scusi. Che devo fare? Lo devo accendere? Sì. Ecco, l'ho acceso. Appare, sì, la scritta, c'è una scritta. Allora che devo fare ora? Cosa c'è scritto? C'è scritto... Quindi è funzionante. Sì, però adesso, aspetti, guarda, ecco, digito, 5-2, ecco, viene fuori Trun... Mi dà Sturm, il suo numero, Sturm. Sì? Mi dà il suo numero di telefonino? Sì, lo prenda. Attenzione, glielo do, 0329 6167 no, 0329 non è un nostro telefonino. Ma me lo dica subito, ma che mi ha fatto perdere? Ma sia gentile, ma me lo dica subito se non è il... Scusi, No, sinceramente se papà, lei... Papà, non è il nostro. Signora, ma scusa, siamo un'ora al telefono, allora? Ma come non è il nostro? Ho peccato la garanzia, signora. 0329 non è un cellulare... Ma questo è di Billo, il Billo. No, Billo. Signore, guardi, io sto lavorando, non ho modo di... Ma pure io sto in Rai, qui fa una fatica, senta. Siamo a Londra, qui ci sono le famose cabine rosse telefoniche che sono molto importanti per i londinesi, perché a differenza delle altre cabine nel mondo, queste cabine hanno una particolarità. La cabina londinese, mentre la cabina italiana... Uno entra in maniera normale, fa il numero e chiama la persona. La cabina londinese sono differenti. Ci sono a Londra delle cabine, le persone che chiamano delle cabine... A Londra.
ci troviamo di fronte proprio alla casa della madre regina Elisabetta. Alle mie spalle vedete le guardie, tra pochissimo ci sarà il cambio della guardia. La cosa più importante per i visitatori è che ci sono delle... Quando venite qua in Inghilterra, mentre la regina madre Elisabetta, a differenza dell'Italia, il governo venendo a visitare la regina madre Elisabetta, Haymarket e London, ci troviamo di fronte al teatro più importante di Londra, dove tutti gli anni in questo teatro, qui c'è il fantasma dell'opera, è l'unico spettacolo che a differenza degli altri spettacoli, questo si differenzia perché mentre gli altri spettacoli sono spettacoli belli, questo è uno a Londra, il Termagester Teatro, dello spettacolo del divertimento, le ballerine, la musica, la gente che si diverte, tutti insieme a Londra, dal teatro. Never let go, gotta hold on and non stop till the break of dawn and keep moving, don't stop, I get on. Get on up when you're down, baby, take a good look around. I know it's not much, but it's okay, we'll keep on moving on anyway. Get on up when you're down, baby, take a good look around. Perfetto! E adesso, signori, squillino le trombe! Dove stanno le trombe? La trombetta! È diventato un personaggio, trombetta! Dove sta? Io so che è un artista molto particolare lui, è una persona molto gentile, è venuto per noi, è un grande Raff! Gabriella, ciao Raff, benvenuto. Signora, ciao Gabriella, grazie. Roberto, piacere. Eccoli qua. Lui segue il nostro programma. E allora noi, che fai Gabriella? Che fai? Con piacere e sì, anche no. Rosemary. Vincenzo, chi è il signor Vincenzo? Chi è il Vincenzo? Vincenzo Mollica. E qual è? Nostro amico. Allora, Raff, come va? Bene. Io ho un'idea. Tu, Raff, adesso resterai con noi un pochino, mi auguro, no? Sì, sì, sì. Allora, prego, accomodati, vieni. Prego, Raff, puoi andare. No, prego, prego. Grazie, Gabriella, intanto. Allora, andiamo a chiamare Billo, vediamo dov'è, attenzione, vediamo se il nostro Billo è pronto. Pronto? Billo! Sì? Ma dove sei? Niente, mi sto fermando a un bar a pia una cioccolata calda. Sì, ho capito. Ma sei scemo! Ma come tu sei l'inviato che va alla ricerca dei VIP, mi chiami e mi dici mi sto prendendo una cioccolata al bar? Facevo troppo freddo, mi sono rincantato un pochetto. Sì, ho capito, ma per me devo mettere pure sotto un cantuccio a dormire un'ora e mezza. Però voglio dire, l'hai trovato il VIP, Billo? E se n'è andato. Chi avevi in mano? Chiamavo cosa? Il Zoff, però stava chi? Parlando con un amico suo. Non ho capito. Il Zoff, Zoff. Zoff. Dino Zoff. Dino Zoff. Che hai fatto? Gino Zoff. Come si chiama? È Dino Zoffo. Zoffo. È Dino Zoffo. Gino Zoffo o Dino Zoffo? Comunque Billo, Dino Zoffo era buono, eh? Come diciamo, tu devi dire, signor, ti sei fatto almeno la foto? Ma che mi sono fatto? Si è fermato 30 secondi, nemmeno. Tu gli dici, fermo Zoffo. È volato. È volato. Zoffo. Ti ho voluto fermare. Allora, il prossimo che vedi, fai senta, le posso parlare? Puglia, dai un calcio a uno stinco e lo sdrai. Mi chiami e mentre è a terra gli dai il cellulare. Così mi carcerò, però.
Vabbè, se lo incontri, da un bacetto a Gino Zoffo, va bene? Okay. Salutiamo Gino Zoffo, grazie. E allora andiamo al quarto annuncio, telefono grigio come la giornata di oggi, mi chiama e mi dice Gino Zoffo, quarto annuncio, telefono grigio è il seguente, cerco attori massimo 40 anni per importante show, telefonate brevi, va bene, importante show, telefonate brevi, ecco, vediamo, attenzione, adesso è arrivato il momento delle esibizioni. E allora chiamiamo qui per fare una bella esibizione, signori, il maestro Mazza e la nostra Panicucci, forza! Maestro Mazza e la nostra Panicucci, guardate che hai fatto! Ho smontato un pezzo di cose. Dai, poi lo mi metto a posto. Ma questo dai. È un pezzo della casa del Billo, dico io, ma io... aspetta, aspetta, che devo fare? Qual è? Shh. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, mi dica. Senti, lo chiamo di stasera, mi chiamo Luciano. Ah, ciao Luciano, dimmi. Niente, ho letto un annuncio che gli attori cercavano. Ah, tu hai già fatto qualcosa? No, veramente no. Ah, che hai fatto? Particine, cosine, niente? Sì, qualche particina così. Cosa hai fatto? Guarda, come, diciamo, come comparsa. Ah, beh, vabbè, dai, non ti preoccupare, ti butti giù così? No. Ci vuoi provare? Magari. Ti piace lo spettacolo? Molto. Allora, facciamo così, ti metto un attimo in attesa, un secondino, eh? Sì. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la. Just a baby, but you'll understand. Babies can say things that fathers can do, and they teach you something new. Oh, when your eyes open wide, there's a whole world to feel. All turns around, it's a dream or it's real. Welcome to Earth, now you're part of the show. And I want to let you know, there is a pronto? Pronto? Eccoci, Luciano. Allora, cosa hai fatto di buono? Qualche comparsa. Tipo, dove hai lavorato? Cinecittà. A Cinecittà? Sì. Che film hai fatto? È Ultra. Quale? È Ultra. Ah, Ultra, sì, quello di Tognazzi? Sì. Ah, beh, carino, bello, molto bello, sì. Vabbè, film, sì. E che parte facevi? E qua sono mezzo il pubblico, quelli dei tifosi della Roma, sempre così. Allora te lo chiedo subito, siccome la scena è tipo questa, non stiamo cercando gli attori protagonisti, prendiamo i professionisti. Ah, ecco. Tu, una cosa che ti chiediamo alle persone, abbiamo già selezionato i 12, ti vergogni di fare le cose? Perché tanti vengono qua, poi non ci vergogniamo, dobbiamo fare una scena di un tifo di una squadra di rugby. Ti vergogni tu? No. Sono 12 ragazzi che litigano in un muretto. No. Cioè, se io ti chiedessi adesso all'improvviso così, tac, fammi un urlo di una squadra per giocare, per esempio, ti vergogni? No. Allora, facciamo un esempio, proviamoci. Giochiamo, sei solo in casa? Sì. Allora, giochiamo al telefono, eh? Facciamo finta, sta giocando, dimmi una squadra di calcio che vuoi. La Roma. Vabbè, la Roma, vabbè, adesso, perché... Roma, Lazio, Juventus, la stessa cosa. La Roma. C'è una scena dove cascano due giocatori, i nomi non sono importanti, tu ti alzi e mi fai questa battuta. Arbitro! Ma devi essere dura, mettici durezza. Arbitro! Arbitro! Tre volte, gridando, questo è pane per me! Questo è pane per me, nel senso che tu soffri talmente... Però adesso una cosa fatta, questo è pane per me! Ok? Ok. Non ti vergognare, ti do io l'ok? Ok, va bene. Allora proviamolo,
Ci sei? Sì, ci sono. Attenzione. Sto sul cellulare, siamo un po'. Sì, lo so, ma non ti preoccupare. No. L'attore non si deve mai vergognare. No. Attenzione. Ecco i giocatori. Si attaccano. Si avvicinano. Fallo, vai! Arbitro! Arbitro! Questa è pena per me! Però arbitro che se pane. Sì, però hai urlato e basta, eh. Perché... Fammi questa cosa. Se vengo in campo, ti spacco uno stinco. Prova, non ti vergognare, forza. No. Vai! Fallo! Se vengo in campo. No, arbitro! Devi ripartire da lì, tutto. Vai! Arbitro! Questo è pane per me! Se vengo in campo, te spacco lo stinco! Aspetta, va bene, però devi fare l'effetto gol, sei capace? Qua te lo faccio sentire io? Sì. Senti, eh? Senti se lo faccio bene, l'effetto gol. Gol! Ecco, una cosa così. Tana per gatto? Bravo! Come ti chiami? Questo è Rai 2, libero! Ci hai visto già? Sì, no. No, sì. Va bene, in bocca al lupo, eh? Grazie. Ciao, arbitro! Allora, arriva il momento di esibizione, vieni qua, Federica! Maestro, come va? Bene, tutto bene? Bene, benissimo. Intanto complimenti al vestito e anche al fisico, una bellissima ragazza. Cosa stai facendo ora? Perfetto, e maestro. Anche me? No, e se però, come lei? Io voglio fare un'esibizione particolare, siccome non ho credibilità. Sei fantastico. No, non parlare di quello che abbiamo fatto in camerino, sono fantastico perché... Ragazzi, io voglio... Vieni qua! Allora, voglio provare a fare una piccola esibizione seria. Sì. Lo so, non ho credibilità, però sai cos'è la parapsicologia? Sì. Cos'è? Dillo te. No. Sì. La sai? Sì. Dimmelo. Dilla. Perfetto. Lo sai? No. Lì sai? Non lo sa, non ti toccare che è brutto, su. Pure io mi metto che brutto e antipatico, come se lei facesse, sono la Panicucci. Non potrei fare granché, insomma. No, ma non guarda, non... c'è gente che vuole la terza, la quarta, lui c'ha la retromarcia, non è, ma non è una bella... È una... No, è bella, La Panicucci... Allora, Aridaie, si dice a Roma, forza! Allora, attenzione, cos'è la parapsicologia? È esattamente così. Adesso io vi faccio vedere una cosa, che da casa diranno, però Teo scherza, però qualcosa di serio lo sa fare. Stai dritta. Attenzione. Puoi anche dire, no, non ridere, guardami, guarda lui così te passa da ridere, fidati. Attenzione. Aspetta, che mi metti? Attenzione, seriamente, Okay. Stai qui, maestro, ti mettici in palliamo. Così devo mettere, adesso ti spiego, stai qui. Ah, vogliamo andare avanti, dicono, prego, allora spostiamoci, gira di qua, ci vediamo di là, Ecco, appuntamento alla piazzetta, buonasera. Okay, come state? Allora, vieni qua, maestro. Sì. Io... Con una mano così ti tocco la fronte senza usare le mani. Ti sembra possibile? Impossibile. Sto parlando seriamente, eh? No, secondo me è impossibile. Però, nel caso in cui tu senti, so, pochino... Te lo dico. Sento... Lo dirai veramente o fingerai a gag? No, appena io... Se sento qualcosa te lo dico. Se non sento niente non ti dico niente. No, io questo voglio... Questa è tipo verità, Va bene. Ok, ti fidi? È no. Possibile con una mano toccare la fronte senza usare le mani? Se no volete un'altra parte del corpo e volete scegliere? Sì! Tipo... No, chiedo, Didi, forza. Sì, no, il seno no. Vabbè, il seno, dai. Intanto non ti... Sei scema, io ti tocco il seno. Allora, ti tocco il seno con le mani. No. Ragazzi, lo scherzo è bello quando... Quando dura poco. Ecco, perciò, il limite c'è a tutto. Toccherò il seno con le mani senza usare le mani. Però, se la nostra Federica... Sì. Sentirai qualcosa, devi dire. Io non vedo niente, sto qua. Aspetta. Mi e dopo vengo da te. Ah, mi tocchi. Devo fare un sibet. No, hai dai che tocca anche a te. No. Stai a far da solo. No. Aspetta. Aspetta. Vabbè. Allora, toccherò il seno con le mani. Attenzione così. Chiaramente le mani sono staccate, però nel caso in cui senti. Se dovessi sentire qualcosa.
casa te lo dico. Brava. Ti dirò solo la verità. Altrimenti, Teo. Altrimenti, Teo, sei. Non sento nulla. Non sento nulla. Non dire il falso perché non ci serve. Bene. Ultima cosa, ci credi? No. Scommettiamo un caffè? Scommettiamo un caffè. Vediamo chi vince. Attenzione, hai vinto! Vince! Dure! Sono dure! Mazza! Ho toccato le tette alla Panicucci! Dai, rifacciamolo! Scegliete un'altra parte del corpo! Grazie Federica! Grazie! No, tu mi dai uno schiaffo! Ti do un cazzotto, eh? Non saprai mai quello che volevo dirti. E tu non saprai mai quello che ho provato. Ah, grazie Mazza. Hey, skin one thing, and station some funny, we don't funny, we don't station see. E che non mi ha preso il telefono, se c'è sempre un taxi in London, e che non parla con i nostri, e che non prende il telefono, se c'è sempre a Giabatta. E se c'è Spani, che non parla con i nostri, e due parla con London Bridge. E che non fanno se c'è, e che tu ara e se c'è ura, si chiede Spani. E se non c'è sempre da Giabatta. E che non si che non fa, se c'è sempre, bene fa lo sfono London, London ruota, e che non parla con se c'è, 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 e che non parla London Garden Grisham Sofon Google Session Sofon Daja Bata Daja Bata Daja Bata. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn and keep moving, don't stop watching. Get on up when you're down, baby, take a good look around. I know it's not much, but it's okay. E siamo arrivati al momento della telefonata erotica. E allora per la telefonata erotica, un nome, una garanzia per iniziare, signori, solo per voi, Raff, eccolo qua, forza. Però parlare... Oh, come sia. Ciao Raff, parlare di una telefonata erotica, prego. Sì. Prima di tutto volevo salutare il mio commercialista. Dov'è? Su che nel balletto. Erano sei, uno è morto, non sapevi? Sapevo, ah sì. Non sapevo che lui ballasse. Adesso facciamo una telefonata a una bella ragazza e io ti voglio sfidare, ma non voglio sfidare solo te, perché insieme a te voglio chiamare un altro personaggio. Tu sei del mondo spettacolo musicale e qui c'è un altro personaggio del mondo sportivo. Sempre spettacolo si parla, però. Sei pronto? Andiamo. Tu che dici? Andiamo. Andiamo. Maffei, forza! Allora, vieni qua, grazie. Vi conoscevate già? Ma abbiamo abitato sullo stesso pianerottolo, quindi queste telefonate ne facevamo proprio tutte le sere. Sì. Io ho notato che quando fai battute ridi solo te. No, veramente è vero. Ma è vero? È verissimo. È vero? No, ma perché bisogna stare attenti con te, se dici sullo stesso pianerottolo, no. Io mi aspettavo subito lui la battuta, no, di fronte, era un... abitavamo... stesso. Era sullo stesso pianerottolo. Ma pensavo fosse uno scherzo, e è vero? E nemmeno ti dico chi era la terza. Ah, c'era... è vero allora. Ah, c'era un'altra amica con voi. Wendy? Wendy, ah, non l'hai detto, hai visto, non mi devo dire di quella terza. Hai mantenuto la propria... Allora, io vi sfido, chiameremo una brava ragazza, adesso te lo spiego, chiameremo una brava ragazza e succederà questo. Voi dovete parlare contemporaneamente facendo una persona unica, io vi consiglio la voce un po' soffiata. Quando lei dirà, ma scusami, ma non sei una persona, siete due, chi dei due ha sbagliato fa una punizione. Hai capito dove sta la... perché io all'inizio non l'avevo detto, ma c'è una cosa da pagare. Okay, allora, no, vieni qua. Attenzione, sei pronto? Diciamo di sì, vai. Attenzione, 5, 6, 7, facciamo questo qui, va bene? Silenzio, vi passo io il microfono, passiamo un po' le luci, pronti? Faremo questo gioco qua,
Ok? Silenzio. Chi perde paga, eh? Ecco, c'è un po' d'acqua col sale. Ciao, benvenuto su questa fantastica... Oh, dove sta la Parinucci? Parlerai con una delle nostre stupende ragazze. Hai mai chiamato tu? Pronto? Pronto. Ti passa un'amica? Sì. Lui se l'ha cavata così. Chi sbaglia paga, eh? C'è Pillo. Attenzione. Pronto? Chi sei? Sono Billo. Che? Ciao. Sono Billo. Sì, ciao, alza la voce. Sono Billo. Pillo, oh, io sono Pilla. Come stai, Bill? Bene, bene. Tutto a posto? Non puoi alzare la voce, tesoro? Come stai, Bill? Bene, sto bevendo. Non posso parlare ad alta voce, ho mia moglie che sta dormendo. E allora, guarda, lasciala dormire. Come? Lasciala dormire. E certo, apposta. E allora che giochiamo al gioco del silenzio? Non ho capito. Giochiamo al gioco del silenzio. Delle finestre? Al gioco delle finestre. Mm? E me lo insegni? Il gioco delle finestre, apri e chiudi. Meglio lasciarla aprire. E io che cosa faccio? Per far entrare gli uccellini. E io apro o chiudo? Apri e chiudi. Oh no. E apro e chiudo. Sei una spiritosona. Come va? Da dove chiami? Senti, quanti anni hai? Io 28, tu? 45. Wow. Allora mi sta bene perché mi piacciono gli uomini. Aspetta, mia moglie si sta svegliando, aspetta. Oh. Zitta. Vuoi fare? Dormi. Vuoi che mi canti la Nina Nanna? Mm. Dormi, non è successo niente, è l'ufficio. Pronto? Sì, dille che sono la tua segretaria. Sì. La tua segretaria personale. Personale? Sì. Veramente? Ma a quest'ora dorme la tua mogliettina, tesoro, così presto, che le dai il sonnifero? È anziana. Ah, mm? Oh, tua moglie è anziana. L'hai presa dai centenari, gli ultimi centenari. Aspetta che non... Non sente? Come mai? Quelle vecchie non sentono. Caro? Caro? Che c'è? Che ti ho detto? Sto parlando con l'ufficio. Ma mi stai svegliando, vieni a dormire anche tu. Torno subito, aspetta, torno subito. Sono in... Pronto. Ecco, finalmente è andata. Cioè, è andata proprio. Sì, allora è già... Senti, dove eravamo rimasti? Al gioco delle finestre. Sì, è meglio chiudere perché c'è molto vento. Meglio chiudere? Sì, c'è molto vento. Cosa? Le finestre. Costo freddo e costo così, vento. Così. Chi è che bussa? A telefonare me ne pento. Senti. Dimmi. Ma aperta la finestra. Oh, io ho aperto la finestra. Tu fai entrare l'uccellino che fa cipi. Senti, ma è aperta la finestra? Sì. E buttate di sotto. E tu vai venire con te. Ce l'hanno fatta! Attenzione, pronto? 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 Sito, pronto? Pronto? Ah, pensavo da ributtata, ci sei? Sì, mi hanno preso a pezzi, ho qualche frattura. Comunque complimenti, ha un modo di fare, cippi, apro le finestre. Grazie. Lo sai con chi sei collegato? Sono libera di volare. Anche, no, questa la devo fare ragazzi, scusate. Prendili. Anche le ragazze dell'166 guardano libero. Brava. Raffa Maffei. Grazie. Hai capito. Allora, e adesso facciamo una cosa
un po' particolare, attenzione, un po' difficile da fare, però ci proviamo, attenzione, ta, ta, ta. Chi sarà? ACI 116, soccorso stradale, centrale operativa. Sono rimasto in macchina senza benzina. Italian Automobile Club 116, Breakdown Service, Emergency Center. Trombetta. Risponde l'operatore numero 19. Pronto, buonasera. Buonasera, senta, sono rimasta, pronto? Sì. Sono rimasto qui con la macchina, fermo? Dove? Lo chiedo, quale comune? Cosa? Quale comune? Quale boh? Comune. Ah, il comune, a Roma? A Roma, in che via? Senta, allora no, sto proprio sul raccordo, però le volevo chiedere una cosa, siccome sono sceso, perché sì, sono rimasto senza benza e c'ho in macchina i fratellini. Sì. La benza a Roma, la macchina. Come? La benza per la macchina, la benzina a Roma, benzina, benza. Sì. Sono sceso, ho messo la benzina, è finita e mi sono ritrovato in mezzo così. Adesso sto con due ragazzetti in macchina, cosa posso fare? Capito, vuoi il soccorso? No, perché, io sto chiedendo, ho pensato, come sono sceso, ho visto che tutto era a posto, la macchina funzionava, tutto bene, sto mettendo di nuovo la benzina, perché meno male che ne avevo un barile dietro di benzina, avevo delle latte. Ho capito, la trasmissione è quella su Rai 2. No. Mannaggia la miseria. Ti ho riconosciuto. No. Vabbè, ci sono le latte, ho messo la benzina, ha detto o è scemo o è quello di Libro che è sempre scemo. Ma sai che ci capita gente così comunque a volte? Cosa? Ci capita gente così a volte, che non sa so di che cosa si tratta, di che cosa è finita la benzina. Ti capita? Si è rotto qualcosa, si capita. Ma oddio, proprio... Sto diventando rosso, sono cretino. Comunque, vabbè, ma tu hai capito cosa ti chiedevo io? Qui dal telefono. Ma sai che dalla voce ti conosco io a te? Cioè, quello che fa la trasmissione su Rai 2. No, sto dicendo, io ti conosco... A quello. Ti ha dato una pizza, a quello. Senti, tu come ti chiami? Sono Paola. Paola? Sì. Ah, siamo a Muscari. Non lo so come si chiama. Pronto? Pronto, chi è? Non lo so come ti chiami. Ma sei scema, stai facendo ridere tutti. Sì, no, ma sai che sei te che fa ridere, me sento. Vabbè. Pronto? Pronto? Ma non ci credo. Sì, ci devi credere. Ma dai. E te, mamma, che arrivi sul Libero, ci sta pure il pubblico caccia, te ci devi credere. Va bene. Ciao, salutiamo l'ACI. Cambiamo. Che bello, Billo è stato bravissimo inviato, eh. È partito, si è preso una cioccolata calda. E poi mi ha chiamato e mi ha detto, Teo, ti prendo la cioccolata calda. Capito? Allora, attenzione, adesso noi cambiamo e facciamo il gioco dell'appuntamento finale. Come è semplice, guardate cosa accade, eh? Attenzione, così, a caso, Federica, vieni da Teo. Quando gli dico vieni, adesso viene così, vieni. C'è qualcuno in casa, un amico? Tu sei fidanzata, sposata, io non so la tua vita. Sì, no, fidanzata. Hai un ragazzo, sì. Non possiamo dire chi è, ci mancherebbe, cose private, chi è? Insomma, si chiama Mario Fargetta. Hai detto proprio il cognome? Sì. Fargetta l'ho sentito. Chi è? Guarda lei, Fargetta. Molto don testa qui. Fargetta. Però, hai mai tradito Fargetta? No. Devi essere sincera. Ok, sono sincera. Quant'è che stai con Fargetta? 4 anni e mezzo. È una storia seria? Sì. No, ok. Cos'è che ti piace di Fargetta? Per nome non si può sentire, Fargetta. Io vorrei vicino a me un'altra persona che sono più di qualche anno. Gabriella, vieni qua, la moglie di Raff, vieni qua, forza. Allora, proviamo con le due. Dov'è Fargetta ora? È a lavorare, credo. Però sapeva che tu eri qua. Sì, vieni qua, Gabriella. Ti presento la ragazza di Fargetta, nonché la Panicucci, nonché tette durissime. Allora, no, sto scherzando. No, le tette, ho fatto una bella pubblicità. Ho detto che hai delle belle tette. No, perché ovviamente senti. Male, no, okay. Vieni qua, Gabriella.
Se c'è tuo marito ti risparmio, eh. Shh, chi è? Aerotica, venite qua. Via qua. Vieni qua. Panicucci. Simona Tagli. Vieni qua, facciamo l'erotica in quattro. Signori, l'orgia. No, scherzo. Corri. Vai. Attenzione. Telefonata erotica, se volete una ragazza, dite sì dopo il segnale acustico. Sì. Attendere, prego. Attendere, prego. Operatore 41, attende. Ciao, pronto? 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 Pronto. Ciao. Ciao. Sono Amanda. Con chi parlo? Con Mario. Con Mario. Mario? Sì? Sei solo? Sì. Ah. Mario? Sì? Scusa, le mie amiche mi distraggono, è che siamo in tre. Capito. Noi siamo in tre qui. Ho capito. Ti va bene lo stesso? Mi va bene lo stesso. Oh, bene. Io sono Natalia. Ciao. Ti passo Wanda. Momento, eh. Momento. Ciao, io sono Wanda. Ciao. Era tanto che ti aspettavo. Grazie. Non vedevo l'ora. Mi sentivo morire. Adesso va molto meglio. Mi sto riavendo. Sto riprendendo i sensi. Sai che non ci potevo credere. L'idea che tu potessi chiamare mi faceva un brivido sulla... Oh, è in gioco, eh. Ma che chiamata. Ho capito, questo sarà proprio così. No, perché io mi chiedo, le persone a casa mentre guardavo il programma hanno cominciato a fare, si sono messi tutti in mutande. Pronto? Niente, quello ha attaccato e ha anche riposato qualcosa. Allora, ma hai sentito? Andavo bene. E tu mi vieni a dire a me che non ha mai tradito Fargetta? Mai! No, sto scherzando, a proposito Fargetta, la mano che ho toccato così non ho toccato nulla. No, hai toccato e come? E mentre toccavi hai fatto anche un po'... Sì, però... Va bene! Va bene, noi su queste note vi lasciamo, vi ringraziamo e naturalmente tutti i giovedì alle ore... 22:30. Certo. 45. Ha detto tre cose. 22:45. Libero con Teo Mamucari. Su Rai 2. Buonanotte.